Salve a tutti ragazzi, qui che vi parla è sempre Rocket, che quest'oggi vi porta l'inizio di una nuova serie, la Egglock a Pokémon Blades Black 2. Allora ragazzi, cos'è una Egglock? Beh, fondamentalmente ha le stesse regole della Nuzlocke, cioè catturare un solo Pokémon a percorso, dargli un soprannome e quando questo Pokémon muore è da considerarsi KO per sempre. Soltanto che tutti i Pokémon che ci verranno dati, come per esempio lo starter, o i Pokémon che appunto cattureremo nei vari percorsi, dovremo scambiargli per delle uova che io ho fatto nel PC. Allora, ragazzi, di solito nelle Egglock siete voi iscritti che date le uova agli YouTuber. Ma per questa volta, dato che è la prima volta che la faccio e visto che in questo periodo c'è anche poco tempo, ho deciso di farle da solo le uova. Ma la prossima volta le chiederò a voi le uova. Quindi preparatevi poi. Allora, ho già saltato l'intro, almeno ve l'ho risparmiata. E quindi direi subito di fare continua per cominciare. Poi adesso vi spiegherò, cioè vi farò vedere bene come, che cosa in cosa consiste la Egglock. Intanto ragazzi, velocizziamo subito qua. Allora, qua siamo su Pokémon Blaze Black 2, che sarebbe in pratica una versione migliorata di Pokémon Bianco 2. Molto più difficile anche rispetto a Bianco 2, quindi rispetto a Neo 2, anzi, Neo 2, siamo su Blaze Black, quindi Nero 2. Il buon Rocky sbaglia già i nomi alla prima parte. Ok, grazie. Lasciami passare. Winter, Spring, sì, tutte le stagioni in 2 secondi, molto bene. Ciao Rocket. Allora, questi qua sono ovviamente Tony e sua sorella. Ok, allora qua ovviamente skippiamo il dialogo perché non ci interessa questi dialoghi iniziali inutili. Proprio non ce ne può fregare di meno. Ok, allora, adesso qui andiamo a prenderci il nostro Pokémon, che però non sarà il nostro starter, perché come vi ho detto, lo starter anche lui lo dovremmo scambiare per un nuovo. Che un nuovo che abbiamo nel PC, insomma. Allora, quindi andiamo velocemente. Qua, ragazzi, c'è questo dialogo con questo qua lo skipperò. Quindi ci vediamo fra poco dopo che ho fatto il dialogo con questo individuo. Ok, ragazzi, eccoci qua. Ho saltato il dialogo e adesso possiamo fare le nostre cose, cioè andare a prendere lo starter. Ok. Allora, ovviamente sceglierà il belvedere di Alisopoli, bel perché è veramente il posto più bello che ci sia. Guardate che vista, mozzafiatante proprio. Che bel panorama, non credi anche tu? Sì, in effetti è molto bello, è molto molto bello. Bianco 2 e Neo 2 sono veramente dei giochi fantastici, a parte il Pokéwood che è veramente è una cosa molto molto triste. Molto molto triste, ragazzi. Quando io penso al Pokéwood, subito mi viene la tristezza addosso. Allora, qua ragazzi, questo qua non importa quale scegliamo, perché tanto dovremmo andare a scambiarlo per un nuovo. Quindi, io sceglierò Snivy, perché è quello che mi piace di più tra i tre. Anche se comunque dovremmo metterlo nel PC subito. Subito, ragazzi, appena battiamo questo qua, andiamo al centro Pokémon. Otterremo il nostro starter, ragazzi. Una cosa che non vi ho detto. Dalle uova possono uscire soltanto Pokémon base oppure Pokémon che non si possono evolvere, che comunque vengono considerati come Pokémon base qua nella Egglock. Mentre nella Egglock, ragazzi, si possono usare anche le caramelle rare per mandare i Pokémon che si schiudono dall'uovo, che come ben sapete tutti sono a livello 1, fino a livello tipo 5, perché sennò sarebbe impossibile allenarli a livello 1. Quindi se vedete le caramelle rare, non stupitevi, ma si può, ragazzi, si possono usare. È una regola della Egglock. Beh, si possono usare soltanto per portare i Pokémon da livello 1 a livello, non so, 5, 10, in base a che punto del gioco ti trovi. Ma dopo, poi nel corso del gioco, vi farò vedere meglio. Ok, allora. Adesso, direi di andare avanti, di skippare questa cosa. Ok, perché adesso dobbiamo poi combattere contro il buon Tony. Ok, combattiamo, Tony. Ok, vediamo come te la cavi come allenatore. Ok, dai. Combattiamo con Tony, che lui ovviamente aveva scelto Tepig, che sarà il suo starter. Ok, Tepig mandato in campo da Tony. Molto bene. Allora, noi mandiamo in campo il nostro Snivy, che purtroppo non sarà il nostro starter. Io più che altro l'ho scelto perché è più veloce di Tepig, e quindi almeno abbiamo vita facile contro questo bellissimo Tepig. Poveraccio, che farà una brutta fine, ragazzi. Un bel maialino arrosto. Finirà molto male questo Tepig, ve lo dico. Noi siamo anche più veloci, a meno che non critta. A meno che non critta, allora perdiamo e perdiamo subito. Ma non succederà, non succederà, ve lo assicuro che non succederà. Ok, lasciamo stare. È successo invece. È successo, oddio. È successo l'impensabile, ragazzi. Vabbè, non importa, tanto la Egglock non è ancora cominciata. Ok,
Allora, adesso ci accompagnerà al centro Pokémon dove finalmente otterremo il nostro vero starter. Ok, non vedo l'ora di vedere chi ci capita, ragazzi, non vedo l'ora. Allora, ovviamente, sì, adesso ci fa la visita al centro Pokémon. Noi velocizziamo tutto perché tanto sappiamo già come è fatto un centro Pokémon, Caravelle. Maledetto Tepig, appena ti incontro ti ammazzo veramente, ti distruggo. Tepig maledetto. Allora, adesso dobbiamo andare qui. Vabbè, lei ci fa tutto il solito tutorial iniziale. Molto bene. Otteniamo anche una bella Pokéball. E adesso ci spiegherà poi come si usano le Pokéball. Bene, ragazzi, è arrivato il momento di usare il box pieno di uova. Allora, ovviamente facciamo PC, sposta Pokémon, anzi ritira. Eccole qua, ragazzi, tutte le uova. Ci sono 6 box di uova. Mamma mia, ragazzi, quante belle uova. Allora, noi scegliamo la prima box. Ne scegliamo una a caso, vabbè, scegliamo una a caso. Io non so veramente i Pokémon che ci sono dentro perché sono random. Allora, scegliamo questa qui, ragazzi. Ritira, ok, la ritiriamo e adesso vediamo qual è il nostro start, ragazzi. Ci muoviamo, ecco che si schiude. Vediamo un po'. Un Natu? Attenzione, un Natu come nostro starter. Ok, diamogli un soprannome. Un Natu femmina. Che soprannome potrei dargli? Beh, visto che si chiama Natu e Nat deriva da nativo, lo chiamerò Native. Allora, N-A, allora Native, dove la T? Qui, molto bene. Molto bene, ragazzi. Native, il nostro starter. La nostra starter, anzi. Ok, adesso come vedete vi faccio vedere, ragazzi. Allora, visto che è livello 1, allora qua ci sono le super guardie. Non so perché ci sono, ragazzi. Non lo so, sono comparso a caso. Ok, adesso darò 4 caramelle alare a Natu per farlo arrivare a livello 5. Ok, livello 5 per Natu. E adesso basta. Come vedete, ragazzi, le caramelle alare nella Eggblock servono soltanto a questo, no? Non per allenare, per questo, perché. Dato che i Pokémon sono a livello 1, non si possono allenare i Pokémon a livello 1 in queste condizioni. Quindi spostiamo il Pokémon. Allora, Snivy purtroppo ha avuto vita breve nella nostra squadra. Bye bye, Snivy. Noi abbiamo Natu, anzi, Native. Allora, adesso direi di andare fuori perché ce ne dobbiamo tipo andare, forse. Ok, ecco Belle che rompe ancora le scatole proprio. Molto bene. Allora, Natu deve essere Belle. Ho scelto Snivy. Sì, come no, Snivy. Snivy è nel PC purtroppo. Ho scelto proprio Snivy, sì. Ok. Purtroppo il tuo Pokémon bello non è servito a niente. Non è servito a niente. Già lì che prende la polvere. Ok. Sì, due mappe città. Molto bene. Allora, io qua sto velocizzando perché ovviamente non ce ne importa. No, il nostro obiettivo è andare avanti, sconfiggere l'allenatore, ragazzi. Ovviamente sconfiggere tutti. Ok, allora io ovviamente poi metterò la velocità del testo a 3 fuori parte. Adesso allora direi di. Ah, le scarpe da corsa, grazie, grazie veramente tanto. Allora, qua adesso ci sarà questa qua che non ci vorrebbe far andare fuori perché penso che siamo ancora senza Pokémon, ma purtroppo non capisce, vabbè, non importa. Non importa, adesso abbiamo il tutorial, vabbè. Poi proveremo a catturare un Pokémon nella prossima parte. Lo scambieremo per un uovo. Oh yes, ragazzi. Nella prossima parte vedremo quale sarà il nostro secondo Pokémon. Allora, ovviamente sì, ci sarà questo dannatissimo tutorial dove Belle ci mostra le sue grandissime abilità da allenatrice, che veramente sono nulle le abilità. Ma vabbè, convinterei convinti tutti, dico sempre io. Ok. Allora, qua velocizziamo, tanto ovviamente non, ness a nessuno interessa vedere Belle che cattura un Lillipup al 2, perché veramente è abbastanza patetico. Sei abbastanza patetica, Belle. Ok. Quindi. Beh, ok. Belle cattura questo bellissimo Purloin. Allora, ragazzi, io sono veramente contento di portare questo gioco. Perché bianco 2, anzi, nero 2. Perché continuo a dire bianco 2? Nero 2 è uno dei miei giochi preferiti, veramente. Dopo Soul Silver, Heart Gold e Platino. Diciamo che è al secondo posto a pari merito con Platino. Nero 2. Ok, ragazzi, adesso vediamo un po' che Pokémon ci capita. Primo Pokémon del percorso 2, mi pare. Vediamo. Un Sentret che andremo poi a se lo catturiamo, andremo poi a scambiarlo per un altro Pokémon. Allora. Usiamo beccata. Ragazzi, vedete che quel Sentret dà il. C'è già il segno della Pokéball. Non so perché, ma
deve essere tipo una specie di bug, perché noi, come avete visto, abbiamo Natu soltanto, non Sentret. Ok, quindi andiamo con la Pokéball, ragazzi, 30 Pokéball. Allora, vediamo se riusciamo a catturarlo. Speriamo bene. Uno. Niente, ragazzi, non entra già il buon Sentret. Così ci manda quasi KO, mamma mia. Attenzione, allora vai. Guarda che c'è Mol. Ok, catturiamo Sentret. 1, 2, 3. E catturato, ragazzi, Sentret. Che nella prossima parte andremo a scambiare per un nuovo, proprio come abbiamo fatto per Snivy. Ok, non vediamo solo per noi, perché tanto non sarà nella nostra squadra. E niente, ragazzi, quindi per questa parte è tutto. Io spero che veramente questa serie vi piaccia. Noi ci vediamo con un prossimo video, ragazzi, quindi vi invito a lasciare mi piace, a iscrivervi, a commentare. Alla prossima, ragazzi, bye bye.